abbiamo anima e corpo e nel curare l'anima curiamo anche la memoria dei nostri caduti, rendiamo onore a loro oggi, coloro che hanno dato a noi la possibilità di vivere in pace e ci hanno dato la patria e cittadinanza. A Vittorio Veneto è finita la grande guerra, quella che ci ha portato fame, sofferenza, morte, ma ci ha portato anche la riscossa, ci ha dato la vittoria. Città di Vittorio Veneto è la città della vittoria, appunto, e noi la celebriamo per questo. Io credo che qui il valore aggiunto siano i luoghi che parlano a 100 anni dalla prima guerra mondiale. Come ho scritto anche sull'Alpino, qui c'è una medaglia topografica che ricorda l'epopea di tanti alpini che hanno fatto in modo che l'Italia non fosse soltanto una nozione sulla carta geografica, ma diventasse una nazione. E non è retorica questo, lo dicono anche gli storici. Dopo Caporetto qui c'è stato un sussulto di coscienza che ha fatto capire che bisognava difendere non solo queste terre ma questa gente, e questo ha prodotto appunto un sussulto di coscienza che ha reso possibile mettere in piedi un'idea di Italia unita con un cuore unico italiano. Ogni adunata, e non dovremmo mai dimenticarlo, ha un obiettivo unico fondamentale, che è quello per non dimenticare. Allora non è soltanto un tributo a chi a suo tempo ha pagato con la vita il sacrificio per unire l'Italia, per rendere un paese libero e per farne quello che siamo oggi, ma soprattutto il ricordo è quello di dire: di fronte al bene comune del paese non si possono tenere le mani in tasca. Lo scrivevo qualche giorno fa in un editoriale: le adunate servono per ricordare a tutti, in modo particolare alle generazioni, per insegnare loro a togliere le mani dalle tasche e per toglierle da quell'isolamento, da quella prigionia del digitale per cui abbiamo tante persone che vivono individualisticamente e che non avvertono il senso del bene comune. Una adunata è qua a ricordarci che il paese funziona quando abbiamo il coraggio tutti insieme di darci da fare per renderlo migliore. Lo Stato non può mancare, gli alpini sono nel nostro cuore, nella nostra tradizione, per tutta la comunità nazionale, ed è un orgoglio per questo territorio poter ospitare il 90° raduno nazionale che è la Dunata del Piave, un momento storico che coincide con gli anni del centenario della Grande Guerra e ricorda, specie in questo territorio, anche il sacrificio dei tanti che hanno perso la vita per la costruzione del nostro paese. Presidente, in questo meraviglioso teatro ci deve dire quanto è orgoglioso dei suoi alpini. Beh, la misura non è esprimibile, gli alpini, i miei alpini lo sanno quant'è veramente l'apprezzamento che ho nei loro confronti, nella loro capacità sempre, magari mugugnando qualche volta, ma sia per dare tanto. Questa Dunata del Piave è la Dunata della gente, ne abbiamo vista tanta, è una cosa commovente. Sì, io vorrei specificare, come ho sempre detto, non è solo del Piave, è del Grappa, del Montello, del Piave, perché questi sono tutti e tre nel territorio trevigiano, quindi sono quei momenti e quei posti simbolo dove 100 anni fa, io credo, si sia costituita veramente l'Italia. Possiamo dirlo, l'abbiamo detto anche prima con il governatore, questo è un modello di Italia da esportare. Beh, non vogliamo dirlo noi non siamo presuntuosi, ma certamente, come hanno detto chi ci guarda e chi ci stima, beh, se tutti facessero come gli alpini, beh, direi che l'Italia andrebbe molto molto meglio. È una grande adunata, una splendida occasione, la chiamano la Adunata del Grappa del Piave, e capitando a 100 anni dal 1917 è praticamente importante ricordare ai giovani cosa hanno fatto qua gli alpini, cosa hanno fatto qua i soldati italiani nel momento del bisogno, nel momento del rischio, passando dalla sconfitta alla vittoria con la loro forza, è quello che fanno i nostri militari in tutte le operazioni internazionali, ed è bello essere qui a avere questo messaggio anche di allegria e di ottimismo che viene da questa magnifica città, dove 100 anni fa c'era il comando supremo per fermare il nemico, e adesso si radunano gli alpini a ricordare i valori e l'impegno delle nostre forze armate e delle forze di polizia contro il terrorismo.